Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video su Leggende Pokémon Arceus. Oggi vi mostrerò come e dove trovare gli starter di Sinnoh. In realtà lo mostrerò anche a me stesso perché io non li ho ancora catturati. Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciatemi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide addirittura di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Già, perché lo sapete che esattamente questo è il modo per entrare a far parte ufficialmente del branco dei lupi di Elfio, anche se voi iscritti normali siete comunque già dei lupetti. Altra cosa ragazzi, non dimenticate di schiacciare la campanella che mi manda una notifica ogni volta che c'è un nuovo video e di dare uno sguardo giù in descrizione, perché oltre alla descrizione vi lascio sempre il link al mio canale sul sito Viola e il link al mio store dove se volete potete acquistare il merchandise col mio logo. Detto questo ragazzi, iniziamo e partiamo con il primo, partiamo da Chimchar. Potete trovare Chimchar nella prima zona esplorabile, ma non vi illudete perché non potete catturarlo subito, perché per catturarlo avrete bisogno del Pokepassaggio di Bascu Legion, ragazzi, perché si trova esattamente in questo punto che adesso vi faccio vedere zoomando, esattamente qui dove ho posizionato questo timbro, sull'isola Rosa Rugosa. Ok, esattamente qui. Adesso ci arriviamo un attimo e vi faccio vedere tutto il resto. Come vedete è un isolotto che è circondato dall'acqua, quindi è questo il motivo per cui vi serve un Pokepassaggio. E il primo utile è quello di Bascu Legion. Potreste arrivarci anche in volo, ma quello è ancora dopo, quindi prima nuotate e meglio fate. Eccoci qui nella landa ragazzi. Mettiamoci proprio una bandierina, così saremo guidati. La troveremo in giro per la mappa per avere poi l'obiettivo da raggiungere. Dov'è che è? Eccolo là, da quella parte. Arriviamo veloce in volo. Voi non potete farlo se siete indietro con l'avventura. Se invece avete preso anche quest'altro Pokepassaggio, potete arrivarci anche in volo. Lì al centro, semplicissimo. Nuotando, ancora meglio, se vi fa più comodo e se siete ancora non provvisti di bravery per arrivare in volo. Allora, Chimchar si trova proprio qui al centro, ragazzi, proprio dove c'è la bandierina, o quasi. Eccolo là, lo vedete che saltella allegro nei cespugli. Gli arriviamo piano piano alle spalle e gli tiriamo una Ultra Ball dietro la nuca, proprio, appena possibile. Ma anche no, perché è anche abbastanza facile catturarlo, a dire la verità. Non è di livello molto alto, quindi non dovrebbe darci problemi. E l'abbiamo preso ragazzi. Come vedete io in squadra ho già anche tutte e tre le forme evolute dei Pokémon che andremo a catturare oggi, perché sono tutte quante catturabili. E la prima è semplicissimo, è proprio qui Infernape, ragazzi, che fa il gradasso laggiù al centro. E anche lui non è troppo difficile da catturare, a dire il vero. Con la giusta persistenza dovreste riuscirci facilmente, perché anche lui non è di livello altissimissimo. Però, come vedete, essendo comunque un alfa, ci vuole un po' di tempo da dedicargli. Comunque, io l'ho già catturato, quindi non mi vado di farlo di nuovo. Voi, se volete, potete catturarlo facilissimamente così. Tutti e tre gli starter, nella loro forma evoluta, sono trovabili facilmente nel luogo, nelle vicinanze del luogo dove si trova la loro prima forma, ragazzi. Quindi, adesso passiamo al prossimo. Allora, il prossimo è Turtwig, ragazzi, e si trova nella seconda zona esplorabile, se ricordo bene, che è l'acquitrinio vermiglio. Zoomiamo anche qui e vi faccio vedere il luogo dove si trova, perché ci ho già messo un timbro anche in questo caso, ragazzi. È esattamente qui dove c'è questo minuscolo laghetto. E adesso ci andiamo già a piazzare la bandierina e poi ci teletrasportiamo anche nel luogo designato e vi faccio vedere di preciso dove si trova e lo catturiamo insieme. Sempre perché, a dire la verità, come ho detto all'inizio del video, io non li ho ancora catturati, quindi li sto andando a catturare adesso insieme a voi. Tranne Chimchar, in realtà, quello l'avevo già preso perché c'ero già stato su quell'isolotto. Invece queste zone qui dove si trovano Chimchar e Piplup non sono esattamente semplicissime da esplorare, perché si trovano proprio negli angolini più remoti della mappa. Ok, raggiungiamo questo qui e andiamo a catturare anche Turtwig. E nelle vicinanze, come vi ho detto, in realtà si può trovare anche Torterra. E non mi ricordo di preciso dove, ma è comunque qui vicino, ragazzi. Quindi basta che vi facciate un giro qui nell'acquitrino, che è una delle zone che odio di più perché è piena di Pokémon che ci attaccano in continuazione. Comunque, facendo slalom tra questi qui, potrete facilmente trovare
anche la sua forma evoluta. Comunque, qui c'è il laghetto. E lì, da quella parte, guardatelo come si fa gli affari suoi, in parte, perché già mi ha visto più o meno, ma io lo prenderò da lontano con queste bolle che sono un cheat incredibile. Un po' di mira e via, preso. Volete vedere come lo prendo al volo? 1, 2, 3, preso! Bravissimo, livello 15, quindi non troppo difficile. Nuovo Pokémon nel mio Pokédex, come avevo già detto. Molto bene. Troppo carino lui, uno dei miei preferiti tra gli starter, insieme a Bulbasaur, visto che sono un nostalgico. Adesso torniamo indietro e andiamo a catturare anche l'ultimo che ci manca, che è altrettanto semplice come tutti questi qui. Questi altri due che vi ho già fatto vedere. Allora, l'ultimo, ragazzi, è Piplup e si trova in quest'altra zona che, se non sbaglio, è proprio la terza che possiamo visitare, che è la costa oltremare, ragazzi. Allora, zoomettino anche qui, così vi faccio vedere il luogo. Eccolo qua, ragazzi, ci ho messo un timbro, ne ho messi anche altri in sta zona, quindi mi stavo confondendo, ma comunque, se ricordo bene, dovrebbe essere in questo luogo qui. Ci andiamo a piazzare anche la bandierina, così ci arriviamo subito. Come vedete c'è, ve lo faccio rivedere meglio, c'è un laghetto sotto. E qui sulla spiaggia, se non sbaglio, c'è anche la sua forma evoluta. Vabbè, comunque, nel frattempo vi faccio vedere questo. E magari vagando lì vi faccio vedere anche la forma evoluta, ragazzi. E raggiungiamo questo luogo e, come ho fatto prima, vi faccio vedere proprio il punto preciso e lo catturiamo anche insieme. Eccoci arrivati, voliamo da quella parte, un po' fuori mano, e dall'altra parte della montagna. Che noia, incredibile. Ok, voliamo. Sì, se non sbaglio è proprio dall'altra parte della montagna, sì sì. E come vedete qua dietro, ragazzi, che è un luogo bellissimo. Questa invece, contrariamente all'acquitrino, è una delle mie zone preferite, perché è bella, luminosa e spaziosa e facilmente esplorabile. Ora, Piplup è il più insopportabile di tutti e tre, perché non si lascia prendere proprio molto facilmente. Dovrebbe essere dall'altra parte del laghetto. Infatti eccolo là che si aggira nel bel mezzo dei fiori, come se non fossimo un problema per lui. Ma vi assicuro che poi, eccolo, guardate com'è guardingo, schivo e antipatico. Pokéball dietro i reni, anche lui, una bella Wing Ball. Guardate come salta il maledetto. Preso però, preso al primo colpo. Una rarità, una rarità. Si agitava, rispetto agli altri suoi amici. E qui sulla spiaggia, come vi dicevo, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche la sua forma evoluta. Eccolo là, ragazzi, che si aggira anche lui. Una Pokéball per il meme, gliela tiriamo, una Wing Ball, senza dubbio. Oddio, troppo lontano. Oh mio Dio, che fail incredibile. L'avevo detto che era proprio per il meme, ma non mi aspettavo che fosse così. Mi stanno anche aggredendo nel frattempo altri Pokémon, proprio un soffio da me. Pokéball per il meme, sì, vediamo. 1, 2, 3, via. 1, 2, fuori, senza neanche 1, 2, 3, proprio fuori e basta. Ed eccoli qua, ragazzi, in tutto il loro splendore, tutti e tre gli starter di quarta generazione e anche le loro forme evolute. Come avete visto, è facilissimo catturarli, certo, se sapete esattamente dove si trovano. Quindi spero che questo video vi sia utile per trovarli facilmente, proprio come ho fatto io. Mi raccomando, se vi sarà utile questo video per catturarli, fatemelo sapere giù nei commenti. Io per oggi mi fermo qui, vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto. Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Miki, Silvia, Carlo, Nina, Conci, Lady Croft, Joelle, Fabio, Christian e Miss G. Ragazzi, siete davvero grandiosi. Veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao.